Ha chiesto di intervenire il deputato Soriel, prego. Grazie Presidente. Allora io faccio un intervento un attimo, se me lo permette, in merito al fatto che in questo momento fuori dall'aula c'è un comitato che è il coordinamento Lotta alla Casa che aveva fatto una richiesta di audizione del ministro Lupi e non ha ricevuto delle risposte soddisfacenti al fatto. No, è una questione fondamentale perché in questo momento, Presidente, mi lasciate parlare per cortesia. Ma siamo in votazione però, onorevole Soriel. C'è in atto uno Siamo in votazione sgombero. in questo momento. Siamo in votazione. Il governo è presente, prenderà atto della situazione. Continuiamo con i nostri lavori. Allora, andiamo avanti. La prego, il governo è presente e ha preso atto. Continuiamo. Allora, onorevole Soriel, è un richiamo al regolamento, quale articolo? Grazie Presidente. Nell'articolo in cui si indica, lei sa benissimo qual è il numero, che nel caso in cui succedano delle condizioni fuori dal Parlamento che in un qualche modo inibiscano i lavori parlamentari, si debba con la Presidenza sospendere i lavori. In questo caso qua c'è la Polizia, ci sono le forze dell'ordine e la Digos che stanno sgomberando un presidio di cittadini senza casa, cittadini senza casa che hanno richiesto e fatto delle domande e non ha ottenuto risposte. È stato previsto e ci sono e c'è la Digos che sta preparando con la polizia antisommossa i lacrimogeni per intervenire contro dei cittadini il cui unico problema è non avere in questo momento la garanzia sulla casa. Le chiedo, Presidente, se non è il caso da parte sua di verificare le condizioni fuori dall'aula, proprio a 200 metri da qua. Verificare il tutto, renderci partecipi di quello che sta succedendo ed eventualmente bloccare l'aula. Nel caso in cui la situazione dovesse peggiorare, noi non assicuriamo di rimanere in aula durante le votazioni. Grazie. Arrivederci.